tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo far vedere alcuni degli acquisti che ho fatto a Hong Kong. Come sapete io sono appassionatissima di make-up asiatico. Ogni volta che vado in Giappone o comunque in una meta in Asia non riesco a non comprare del make-up. E quindi ho deciso di farvi vedere le cose più strane e particolari che ho trovato. Iniziamo subito, inizierei con la parte skincare, che diciamo che è la parte più grande. Io adoro i prodotti skincare. E poi gli ultimi due, che in realtà sono solo due rossetti. Il primo prodotto che vi faccio vedere oggi sono queste due maschere carinissime, brandizzate con i personaggi di Line, che sono il coniglietto e l'orsetto, e hanno due effetti diversi. A quanto ho capito questa qua è sbiancante, mentre questa dovrebbe andare a agire sui pori, appunto pulendovi tutta la faccia e restringendo poi i pori. Ho deciso che proverò questa. Allora, innanzitutto è molto carina, anche perché c'ha il coniglietto qua sulla guancia, che mi piace un sacco. Ho tenuto sulla maschera 20 minuti come da istruzioni, però ovviamente cioè non è che abbia tutto questo effetto sbiancante. Anche sulla maschera stessa dice che bisogna farne almeno due volte alla settimana per 4 settimane per ottenere questo fantastico effetto sbiancante che le asiatiche amano così tanto. Però devo dire che perlomeno mi ha lasciato la pelle veramente super idratata e morbida. Passiamo ora a due maschere molto particolari. La prima è questa, all'aloe vera. Dovrebbe avere appunto anche questo qua, un effetto che ammorbidisce molto la pelle. L'apriamo ed è un gel. Il profumo è fantastico. Non credo che sia il profumo dell'aloe vera, non ne ho idea. Teoricamente l'aloe vera non ha un grosso profumo. Però questa è molto profumata e direi che ci proviamo anche questa. Il terzo prodotto di oggi è questo. Non ho resistito perché sinceramente budino facciale, facial padding e al tè verde. Quindi c'è scritto che è una sleeping mask e quindi questa va applicata prima di andare a dormire. Vi faccio vedere che cosa c'è all'interno. Questo barattolino, sempre con questo fantastico budino che andremo ad aprire, e un cucchiaio. Tra l'altro c'è anche il buchetto porta cucchiaio. Allora, sleeping mask, credo che te la metti prima di andare a letto, però non ho capito se te la devi tenere su. Oh mio Dio, anche qua il profumo è incredibile, è buonissimo. Mamma mia, tutto appiccicosetto. Però l'odore è veramente buonissimo. Non lo so, mi incuriosiva troppo, però sono contenta di averla comprata, perché veramente appena scopro come si usa. Passiamo dunque al tonico. Anche questo non sono riuscita a non comprarlo per via del packaging, che mi ha troppo intrigato. Ne ho preso solo uno, ce n'erano di vari tipi, più che altro per problemi di bagaglio troppo pieno, che è questo. È un tonico alla margherita con veri petali di margherita dentro. Qua, vedete? Ci sono i petali. E anche questo ha un profumo incredibile, ragazzi, è troppo buono. Però non ho capito se ti escono i petali di margherita. Penso di no, che rimangano fuori. Non è proprio liquidissimo, è un pochino gelloso. Però quando lo applichi non è appiccicoso né niente. Penso che vada dato in faccia, essendo un tonico. E anche questo ci piace un sacco, che bello. Soprattutto fa un sacco di figura con i petali che galleggiano. Passiamo alla zona labbra. Allora, questo io non ho capito sinceramente se è un rossetto. Adesso lo proveremo e vedremo com'è questo. Io l'ho preso perché c'è scritto Vegetables, Wild Vegetables. Era una serie di rossetti alle verdure o con le verdure, non ho ben capito. Questo è il prodotto, è verde. Però, da quanto ho capito, il rossetto poi non è verde. Tra l'altro non so se lo vedete, però ha delle micro labbra stampate. Il prodotto steso, si vede a malapena, è trasparente se non un leggerissimissimo rosino, che fa molto ridere perché questo è proprio verde. Quindi penso sia proprio un lucida labbra o un, non lo so, un balsamo labbra molto particolare. Comunque dovrebbe vedere, allora io non posso provarlo, però un po' rosino è, si vede. Purtroppo non ci sono scritte in inglese, quindi devo un po' andare a caso. Ma andiamo all'ultimo prodotto di oggi. Anche qui ammetto che il packaging mi ha convinto subito. Ce n'erano di tantissimi tipi, io ho scelto lui, un po' per il colore, un po' perché questi due gattini che si guardano allo specchio mi hanno subito attirato a sé.
e questo è il colore del rossetto, sono due colori in uno. Dentro c'è questo, sempre packaging con i gattini che giocano. Ci sono i gattini anche all'interno. Proprio il rossetto ha un gattino disegnato dentro di un colore diverso, che è marroncino. Vi giuro, mi dispiace tantissimo svuociarlo perché non vorrei rovinarlo, però va bene. No, non si comprano le cose per non utilizzarle. Ok, devo dire che il marrone non si vede praticamente per niente. In compenso il gattino si sta cancellando e non voglio andarci giù troppo pesante, ma più o meno questo è l'effetto del colore. Non sono dei colori strepitosi, anche perché comunque sono tutti cosmetici da drugstore, quindi molto molto economici, però niente, mi faceva molto curioso il packaging, mi piaceva, volevo provarli. E niente, questi sono stati i miei acquisti a Hong Kong, spero che vi siano piaciuti. Ho ancora un sacco di cosmetici da farvi vedere dal Giappone, dalla Corea e dalla Thailandia, quindi non vedo l'ora. Se li volete vedere, fatemelo sapere con un commento qua sotto. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, fatemi sapere quale prodotto vi ha incuriosito di più e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!